Piacere, sono Francesco da Roma. Scusate, sono molto emozionato perché da un po' seguo i vostri video. E volevo farti una domanda. Cioè, mi risuona tutto di quello che dite, devo dire che mi ha anche cambiato la vita sotto molti aspetti. Però non potrebbe anche essere che esseri così intelligenti scelgano altre strategie per aiutare gli esseri umani? Per esempio, Cristo potrebbe presentarsi a gruppi di persone e aiutarli ad evolversi spiritualmente, e aumentare la loro consapevolezza. Quindi potrebbe essere già sceso sulla terra, aiutarle in questi termini, senza necessariamente arrivare in pompa magna, creare questi, diciamo, far scendere queste navi, insomma, a prelevare gli esseri umani, portarli su altri pianeti. Potrebbe, per esempio, apparire come gli angeli già fanno, come leggiamo in molti libri, e quindi, non so, permettere ai cattivi, diciamo, di reincarnarsi su altri pianeti. E i buoni invece magari di continuare a incarnarsi su questo pianeta. E poi un'ultima domanda è, cos'è più importante, la preghiera o le opere? E se queste opere devono essere fatte nei confronti, di tutta l'umanità o gruppi di amici che ci circondano, ecco. Prego, Questo. Giorgio. Sì, allora, cercherò di essere sintetico. La venuta di Cristo in pompa magna, come la definisce il nostro amico, non è una sensibilizzazione per evolverci, è un giudizio. Lui deve tornare con potenza per giudicarci, assolvere, condannare e premiare. Perché sarà giudice. Il giudice non si presenta mai come il postino. Il giudice sta dietro la corte, con le guardie, i carabinieri, i giudici all'atere, dentro il tribunale, è in pompa magna, perché deve giudicarti, ha il potere di giudicare secondo la legge ciò che tu hai commesso, se hai commesso o assolverti. Quindi Cristo torna, secondo quanto lui ha predetto, così in pompa magna, tra virgolette, perché deve giudicarci. E siccome deve usare la forza, perché altrimenti sarebbe attaccato e ucciso di nuovo, deve avere una forza militare così potente da fermare tutte le armi che ci sono nel mondo e tutti i malintenzionati del mondo. Poi c'è un altro problema, Gesù Cristo. Dimostrare che è il giudice, che non è un trucco, che non è un malfattore, un furfante, e quindi deve adottare un'altra azione di forza molto scioccante. Quindi la forza militare sono gli angeli, gli eserciti che lo accompagnano, la potenza e la luce che scioccherà tutta l'umanità, lui, il suo corpo resuscitato. E poi la prova che è lui, se no come facciamo a credere? Può essere un attore di Hollywood, gli ologrammi, tutti questi trucchi scientifici. E quindi farà un prodigio che nessun uomo sulla Terra può fare, nemmeno Satana, nessuna medicina, nessun prestigiatore, nessuno. Farà risuscitare tutti i morti del mondo che sono morti negli ultimi 3 giorni. Prima della sua discesa, quindi se Gesù dovesse scendere stasera alle 9 di sera, tutti quelli che sono morti venerdì, sabato e oggi in tutto il mondo risusciterebbero all'istante. Questa è la prova definitiva, oltre alla guarigione di tutti gli ammalati degli ospedali che in quel giorno guariranno quando lui tornerà. Questa è la prova che è lui. Quindi una volta che ha dimostrato che lui e tutti cadremo, anche Berlusconi in ginocchio, perché ha risuscitato tutti i morti, solo Dio può risuscitare i morti di 3 giorni.
Ha dato questa prova, successivamente dirà: adesso vi giudico uno a uno e vi condannerò a chi non si è pentito e ha peccato contro la vita a delle pene severe, e a chi si è pentito e si è lavorato a favore della vita lo assolverò, e a chi ha fatto delle opere buone gli darò il premio del nuovo regno. Questo è ciò che succederà quando Cristo tornerà. Quindi Cristo adesso sta già facendo quello che l'amico ha detto, sta sensibilizzando con messaggi, con apparizioni. Sua madre appare in tutto il mondo, i segni ce ne sono in tutto il mondo, quindi già lo sta facendo in forma umile, ma quel giorno lo farà in forma regale perché deve giudicare. Poi voglio dire una cosa così. L'amico nostro, come si chiama, caro? Non mi ricordo come hai detto. Francesco, te lo dico così, ma non mi fraintendere, ti prego, non mi fraintendere, perché altrimenti si crea una polemica che mi farebbe soffrire. Però te lo devo dire come simbolo. Ma noi che cosa aspettiamo ancora, Francesco? Come lo vogliamo vedere, sto Gesù Cristo? Con la sottana, col sacco, tutto quei capelli lunghi, la barba rossa, vestito come 2000 anni fa, ma quando appaiono i segni delle stimmate, non è lui che si sta mostrando, non è lui che vi sta parlando. Che cosa volete? Come volete che questo Gesù Cristo, non nella gloria, quello lo vedremo tutti, ma quando viene in umiltà, come deve venire? Come si deve vestire? Che segni deve dare? Ecco, queste domande io vi invito a farvi. Io sono una personalità un po' doppia, sono un mistico, un uomo di preghiera, un uomo religioso e sono anche un giornalista, molto severo, perché faccio da 20 anni cronaca giudiziaria, quindi carte. Interrogatori, prove, avvocati, giudici, mi intendo molto di giurisprudenza. Ecco, io una volta che avrei un personaggio che parla e non ha niente, vive di elemosina, non c'ha proprietà, non ha assolutamente nulla, c'ha le stimmate che sono vere, porta un messaggio universale. Fa del bene pur non avendo niente, tutta la sua famiglia si dedica a Cristo. Ma che cosa voglio affinché di più per dimostrare che in lui c'è Gesù Cristo? Sarei obiettivo. L'altra domanda? Quindi Sì. i segni devono dirvi chiaramente che Gesù è qua con noi. È qui con me e con tutti coloro che fanno del bene. Un giorno finirà questa festa e ce ne sarà un'altra che non vi piacerà. Arriverà Cristo giudice e sarà severo. L'altra domanda, Giorgio, era: sono più importanti le preghiere o le opere? Sono più importanti le opere. Teoricamente sono più importanti le preghiere, ma da 2000 anni preghiamo e non cambia niente. Quindi noi blateriamo, non preghiamo. E allora è meglio che facciamo le opere. E allora qualche cosa può cambiare. Gesù amava fare prima le opere e poi pregare. Gesù non pregava mai in pubblico, si ritirava con i suoi apostoli. Non ha mai fatto nessuna preghiera, tranne una, il Padre nostro, per dargli l'insegnamento. Ma poi se ne andava la sera, dopo che si era fatto un mazzo così, a gridare, parlare, fare del bene, raccogliere soldi per i poveri e puntare il dito contro i criminali, farisei. La sera si ritirava e pregava. Ecco, dobbiamo fare come Gesù. Opere 90% e 10% di preghiere.